Comunque vada, sarà una partita dalle grandi emozioni. Sabato 12 novembre la nazionale italiana di rugby si esibirà a Roma. Di fronte, ecco la Nuova Zelanda, una vera corazzata. I campioni del mondo in carica gareggeranno con gli azzurri per quello che è l'atto primo del Crédit Agricole Cari Parma Test Match, progetto riproposto per la decima volta. 7 giorni dopo l'Italia se la vedrà con il Sudafrica a Firenze, per poi chiudere il 26 dello stesso mese a Leuganeo di Padova contro il Tonga. L'evento in programma all'Olimpico è stato annunciato con ritardo perché in ballo c'era anche l'ipotesi San Siro. Per motivi organizzativi la scelta è caduta invece su Roma e anche se l'appuntamento è piuttosto vicino, si spera in una grande partecipazione del pubblico. Io sono sicuro che lo stadio olimpico di Roma sarà pieno a 180 gradi, per cui sono speranzoso di questo aspetto, ma sono sicuro che sarà comunque pieno anche se siamo partiti un po' in ritardo. Degli All Blacks, il presidente del CONI, Giovanni Malagò, ricorda con il sorriso una cena memorabile presso il circolo canottieri Aniene. La cena, mi ricordo che appunto, tutta la delegazione erano 100 persone, prepararono per 100 persone e praticamente il giorno dopo dissero: ma presidente, qui erano 100 ma hanno mangiato per 300. E io ho detto: in effetti, ma insomma, soprattutto dopo che hanno giocato, credo che siano abbastanza ingestibili sotto il profilo gastronomico. Sulla carta si tratta di una partita senza storia, ma l'Italia di Conor O'Shea proverà a dire la sua.